Siamo quasi in chiusura, la mostra chiude domenica 19, ma oggi abbiamo organizzato un evento in cui abbiamo raccolto un po' le ultime novità di questo progetto e anche un momento in cui facciamo un primo bilancio. Quindi oggi abbiamo questo incontro con due manager della Target che spiegheranno per bene la lavorazione dell'inolum, la storia della fabbrica. Abbiamo qui tutto, diciamo, dei campioni degli ingredienti che fanno quello che abbiamo scoperto poi con questa mostra. Molte delle persone pensano essere plastica e che tutto è meno che plastica, visto che per il 94% sono tutti prodotti naturali. E quindi facciamo questo incontro con loro che è importantissimo. Qualche giorno fa abbiamo avuto la visita di due classi del liceo artistico Metelli di Terni e i professori e i ragazzi sono rimasti assolutamente sorpresi dalla scoperta di questo materiale e ci hanno proprio chiesto di poter visitare la fabbrica. Allora, questo da solo già è uno degli obiettivi con cui questo progetto è stato pensato e realizzato. Noi abbiamo raccolto un pezzo, solo un pezzo del patrimonio artistico, associativo e anche industriale del territorio. Lo abbiamo fatto incontrare, abbiamo creato le condizioni per la realizzazione di lavori che nessuno di noi aveva messo in preventivo. Tutto quello che è nato dall'incontro tra persone che non si conoscevano e nessuno ha mai osato immaginare quali potessero essere i risultati. E quindi il bilancio è assolutamente positivo per quello che abbiamo fatto fino adesso. Adesso viene da parte, non so se è più difficile, questo non lo so, però diciamo, abbiamo tutta una serie di contatti con operatori del luogo che sono rimasti fuori dai lavori fatti per la mostra di Narni e di Terni e quindi con loro torneremo a collaborare, però in previsione chiaramente finalizzata a una mostra o diverse mostre da fare fuori. Adesso io in particolare sto lavorando sull'idea di portare questa mostra, secondo me avrebbe un valore gigantesco, all'Aquila. Abbiamo un contatto con un artista di Terni che si è laureata all'Accademia dell'Aquila e che vive lì. Parlando con lei, cioè, mi ha detto un po' la situazione, il fatto che la città sta tornando in qualche modo a vivere. Interi palazzi ristrutturati e ancora vuoti che stanno cercando l'occasione per essere riaperti. E allora, vabbè, è stato un attimo pensare che un progetto dalla valenza culturale e sociale come il nostro, in quella situazione sarebbe davvero, cioè, secondo me, il matrimonio perfetto. E quindi stiamo concentrandoci su un passaggio della mostra all'Aquila, chiaramente coinvolgendo operatori, artisti e artigiani anche del luogo. Immaginiamo anche degli scambi, delle residenze, quindi degli scambi tra l'Aquila e Terni. Per il resto dobbiamo fare un piano di lavoro per mostre che speriamo portare a nord.